Stavo facendo prendere un attimo l'entusiasmo, adesso lancia. So obviously back in the States I specialize in fishing big baits for big bass, and what's interesting to me as I continue to travel the world is that what I'm doing on the West Coast translates no matter where I go, and I see that here in Italy. Sto dicendo che quello che fa lui qua in America, nella West Coast, alla fine rispecchia il movimento che c'è qua in Italia e la passione per quella che è la pesca swimbait e per quella che è alla fine anche la ricerca del pesce grosso come filosofia in sé. You got a bite, I saw that. So it's interesting watching the Big Bass James Europe team really take baits like the Gancap jointed claw, the 230, even the 303, and finding success even on this size fish. If you guys saw, I've been up here for less than two to three minutes, and we've got fish to chase these baits. And if you ask the younger version of myself if I could catch a bass on a lure that was... Dice che è interessante il fatto, lo ringrazio, come noi, il team di Big Bass Dreams Italia e Europa, abbiamo questa passione per la ricerca del pesce con l'isca grossa, anche se in realtà la taglia di questi pesci non è così elevata come si può pensare, e anche un bass che è solo il doppio della dimensione dell'esca va a vederla e va a... The really biggest hurdle for us as anglers is to get over the mental blocks that we all create in our own heads of what's possible. Dice che è interessante che questa tecnica va oltre i blocchi mentali che noi abbiamo dell'uso di queste esche, perché in realtà se ci si crede tutti i giorni si va incontro ad una tecnica che può dare dei risultati senza pensare alla taglia dell'esca, ma diciamo concentrandosi sull'obiettivo. And as I continue to experience new things and try new techniques, because when I was coming, and that has allowed me to have the power to go anywhere in the world now and catch big fish using big baits. Ok, interessante come dice che lui ha sviluppato questo stile praticamente partendo da zero, nel senso che lui non poteva andare a vedersi tecniche o riviste di pesca che gli insegnassero tutte queste particolarità sulla tecnica, e questo inventare le cose gli ha permesso di diventare quello che è adesso e quello che continuerà ad essere nel futuro. Now if you guys notice here, we've got two different sink rates on these baits here, and as you can see, one falls a lot slower than the other. And if you watch this bait as it sinks, you'll notice it has this wobble, like a soft stick bait. Sono due modi per utilizzare quest'esca, dice. La prima è con il filo che passa sopra, che rimane sul fondo e rimane nella strike zone. Possiamo ancora una volta oltrepassare i nostri limiti e pescare nello stesso modo con una swimbait di queste dimensioni e con un'azione, se vogliamo, ancora più naturale, se parliamo di pesci che o sono territoriali o comunque sono in caccia su prede di queste dimensioni. È interessante anche l'azione della canna che sta usando. In questo caso è un outtrack che va da 1 a 3 once ed è una canna, un'azione fast che permette di allamare meglio il pesce. So with this slow sinking bait, I'm flipping and pitching it around cover like dogs and trees and waiting for that fish to bite as that bait sinking slowly through the zone. It's a style and technique that even big bait fishermen in the States haven't really caught on to. It's because they keep getting stuck inside of what they think will or will not work.
Ancora una volta con un jig, lui usa quest'esca lanciandola praticamente dappertutto, nei rami, dove comunque non c'è una vegetazione fitta per quanto riguarda erbaio, però sui legni ha una marcia in più, anche dove tanti pescatori utilizzerebbero esche di un altro tipo. And as you see that fish follows it all the way to the bottom, you can trigger it to bite, just like you would flip in a jig. Quando andiamo anche a pescare nella barca, insieme che abbiamo qua, adesso anche Seba ci mostrerà due cose. And here's the biggest point when it comes to these big baits. If anything that you think is a rule or the law is completely out the window. You never know how these fish are going to behave towards a big bait like this. It just changes their behavior. Cambiano spesso e in continuazione questi pesci il modo in cui mangiano. For people to catch, well, what happens when you stock trout in a reservoir with giant bass is this becomes lunch. And you would often see trout flying out of the water trying to escape the bass. So I learned that I could take a bait and actually make it look like it was jumping out of the water. And it would crush it as it comes back in the water. And I forgot about that. I mean, it's been... Ci sono molte riserve di fishing e salvaguardia, alla fine sono dei posti in cui i bass si alimentano di trote, dove lui ogni tanto vede questi attacchi, queste cacciate a palla, queste mangianze sulle trote dei big bass, e ha imparato che non solo questa è un'esca da imparare molto piano, ma in certi casi si può avere un trigger di questi pesci anche recuperando molto forte a livello della superficie, di saltare fuori dall'acqua. Right now I'm fishing this bait on the bottom. It should be sitting pretty much perfectly upright like a live fish, and you can really finesse it in and around where you know a big fish lives and just barely touch the line. So if you guys like finesse fishing with small worms, jigs, whatever, I mean, you can do that with a small bait. The limitations are only created by your own mind. Si tiene a sottolineare ancora una volta che i limiti sono creati da noi stessi, e quindi sta cercando di paragonare in questo caso la pesca swimbait alla pesca finesse, anche se sembra una cosa paradossale. Sta dicendo che quest'esca sul fondo si muove veramente piano e sta nella strike zone, e quindi quando lui la muove con i piccoli tocchettini di canna ha la sensazione, come se stesse pescando finesse, di avere un'esca che è viva. E nei posti dove andiamo siamo abituati a pesci molto pressati, e di solito sulle esche tradizionali non mangiano. Provare questi tipi di esche. It's 210 millimeters long. And we have no problem. If I wanted to, I could have caught that fish. It was very hard for me not to set the hook. È stato difficile, come penso molti di noi avrebbero fatto, non ferrare quando questi pesci mangiano, anche se in realtà è una cosa you can do that with of all kinds. Ok, come si usano esche di reazione, alla fine largemouth bass, northern bass, che ci sono da noi, ma in generale queste esche si possono usare con tanti tipi di predatori, e provarle veramente non costa niente. Nei momenti di attività questa tecnica, e questo può risparmiare un sacco di tempo in posti in cui non si conoscono gli spot e si vuole capire effettivamente dove stanno i pesci, per poi ritornarci con un'altra tecnica. This is where your experience is just a fisherman, because... con finestre di attività di caccia molto strette, in certi periodi dell'anno bisogna azzeccare effettivamente il momento buono per andare a pescare, altrimenti si rischia di fare un cappotto gigante. So I'm going to assume most of you guys here in the audience have a very strong background in traditional fishing techniques. Che conta di più è la perseveranza, perché non basta lanciare questo tipo di esche una volta, due volte, tre volte per essere abituati ed essere consci di quello che si sta facendo.